Vivi, stiamo andando live, eh? Sono altre 2020 persone in questa stanza, quindi alzata di mano, teniamo silenzio perché sennò non si sente la diretta, tutto là è un iPhone. Livio, can we go? Yeah, hi. Hello, okay. Yeah, hi. In italiano, Livio. Ciao. Ehi ragazzi, allora benvenuti all'altra lezione di SOS Turismo Dentale e ospite speciale oggi qua da Londra, Livio Racovizza. Un applauso a Livio. Non parla italiano, non parla sardo, ve lo faccio vedere in questo video. E uno di loro ce l'abbiamo qua oggi, ok? Uno dei migliori designer al mondo è qua, ce l'abbiamo tra noi, ok? Quello che faremo oggi è la presentazione di intanto la linea Superior, vi faremo vedere quella che è la base che c'è dietro alla nuova linea che è stata sviluppata gli anni scorsi, e in più vi faremo vedere anche cosa ci sarà in futuro, ok? Le linee successive sul quale sono già a lavoro, su quali stanno già lavorando, e vi faremo vedere come viene fatta una di queste linee in diretta, ok, in diretta live proprio, non solo in diretta live sul gruppo, ma ve la facciamo vedere proprio in diretta con Livio, che è un designer appunto che va a caricare un file, e vi spiegherò io a parole semplici quelli che sono i vantaggi. Quello che vedete qua sopra è il software che viene utilizzato, è il software più utilizzato al mondo per la realizzazione digitale, quindi dei denti. Quello che si va a fare è caricare fondamentalmente dei file, delle scansioni della bocca del paziente su questo software, e una volta che abbiamo caricato, questi sono per esempio tutti i pazienti che abbiamo in memoria, ok, c'è di fianco nome e cognome del paziente, ci sono i codici. Cioè io praticamente, quello che vi ho detto anche altre volte, noi abbiamo tutti i denti dei pazienti con le linee digitali in un archivio digitale, quindi io posso andare a ristampare i denti di un paziente, okay, questo è il primo grosso vantaggio del lavorare con il digitale, quindi avere la ripetibilità di un lavoro che si inizia a fare. Voi direte, vabbè, scontato, dovrebbe essere così normalmente, no? Dovrebbe essere così per tutti. È il futuro questo. Tutto quello che vi faccio vedere oggi, che noi facciamo anche qua in Moldavia, non è una cosa scontata, è una cosa che si fa in pochi centri. Perché quello che facciamo noi qua è anticipiamo il futuro, facciamo molto sviluppo, ricerca, siamo in connessione con i centri che fanno questi tipi di lavoro nel mondo, e le menti che fanno i design sono tutti raggruppati insieme, lui è una di queste menti. Okay, una di queste menti che, con cui facciamo anche corsi, sono anche persone certificate Exocad, quindi la casa produttrice del software fa anche delle certificazioni, non è che tutti possono utilizzare questo software e essere certificati, bisogna aver fatto dei corsi specifici per fare questo. Quello che c'era un paziente l'altro giorno che ho portato con me al laboratorio qua di fianco, eccolo lì, ok. Tu vieni qua. Perché sennò pensano che dico le bugie, pensano. Non fa da cavia? No, nessuna cavia. Ok. Lucra. Siamo entrati, ok, ci presentiamo. Paolo, eravamo, ci cioè siamo fatti un tour del laboratorio l'altro giorno, quando, due giorni fa. Ieri, laboratorio qua di fianco. A un certo punto c'era una sedia vuota. Hai visto? Sì. E cosa succedeva? C'era il computer che si muoveva.
ma è evidente che c'era qualcuno che lo interagiva con esso, ma non lì. Non c'era. Cioè, c'era il computer che stavano lavorando sul computer, ma non c'era nessuno seduto al computer. Perché? Perché? Cioè, il laboratorio è in qualche altra parte del mondo che stava lavorando. Che stava lavorando. C'erano i designer connessi che stavano producendo la linea dentale. Noi possiamo vedere in tempo reale quello che stanno facendo e controllare. Questo è un grosso sconvolgimento a livello mondiale, perché questo lavoro che lui sta facendo qua sul computer, che sta caricando, lo stanno magari visualizzando adesso a New York. Ok, dall'altra parte del mondo, in tempo reale, stanno verificando e loro si possono anche connettere qua e lavorare in 2-3 persone. Ci può essere anche una squadra di persone dedicata magari sulla parte estetica, che mi fa tutta la parte estetica anteriore dei denti, e un'altra persona che mi carica, mi sta lavorando nel frattempo sulle giunture agli impianti. Questo è il software di disegno che si utilizza. La persona che utilizza il software, quindi il secondo grosso cambiamento, il primo vi ho detto è che posso andare a stampare la libreria dei file. Il secondo grosso sconvolgimento è il fatto che non c'è più un luogo di lavoro definito per chi fa il design. Okay, chi realizza i denti, chi fa il progetto per esempio della Ferrari, possibile che lavora dalle Maldive. Okay. Però la squadra di progettisti, una parte è localizzata a Dubai, un'altra sta magari in California, e si procede in maniera parallela alla realizzazione del design, magari chi fa la struttura, chi fa la distribuzione dei cavi, chi fa la distribuzione magari delle lamiere. Questo è il grande secondo sconvolgimento. Quello che posso dottore? Vai, puoi andare. Un altro grosso cambiamento di questo è il fatto che noi possiamo andare a fare delle modifiche di forme semplicemente andando a cambiare con delle librerie di file di forme di denti che già esistono reali con un click. Io posso andare, se non mi piace la forma dei denti, cambio la forma dei denti, carico un altro disegno di denti. Okay. Mentre prima, quando non si lavorava col digitale, bisognava fare le fotografie, stampare, fare dei disegni e disegnare. Il tecnico, che se era bravo, riusciva anche a tradurre quello che era sul disegno in un qualcosa di fisico, e il paziente doveva anche avere la pazienza di sottoporsi a tante prove, però non potevo fare, che ne so, 10 prove di forme diverse in un minuto. Io in un minuto posso caricare 10 forme diverse e posso mandare in stampa 10 modellini diversi. Dopo 2 ore ho 10 prove diverse. Provo questi come vanno, piacciono, no, prova l'altro, prova 2, prova 3, prova 4. Ok, voi lo date per scontato, non è così, vi sto parlando del futuro. Ok, è come avere tante parrucche, che uno si prova la parrucca, ti guarda, provi un altro e ok, questa mi, quella ok, proviamo a tagliare così. Ok, ora come faccio? Hai tagliato la parrucca, la scannerizziamo e la riportiamo sul computer. C'è uno scanner intraorale che abbiamo giù, facciamo delle modifiche in bocca e quelle modifiche le possiamo andare per esempio a ricaricare sul primo file. E quindi questa è la terza grande implementazione, a dire il vero 4 bene o bene. Riepiloghiamo, la prima, chi se la ricorda? L'elenco, quindi il database. La seconda, delocalizzazione del lavoro, ok. La terza è il poter lavorare in team, interagire con più team, più persone, ok. La quarta è poter fare prove su prove prima di andare a stampare il risultato definitivo, che posso fare delle, vedete che qua già mi ha caricato un design lì sopra. Livio non piace il design, schimba la design. Avevamo un design mai buono, dopo faccio. Bene, dopo lui va a cambiare per esempio il design. Ora lui sta andando a spostare i denti. Vedete che i denti ora li sta spostando a mano. Ok, ma i denti si possono anche spostare in maniera automatizzata usando l'intelligenza artificiale. Va automaticamente a caricare i denti in una posizione precisa che ha calcolato in base ai contatti e alla dinamica della bocca. Perché voi vedete dei denti statici qua, ok? Livio nel frattempo sta lavorando,
ma la verità è che noi possiamo anche andare a caricare dei movimenti standard, cioè la bocca di sopra rispetto a quella di sotto la posso anche far muovere, e quando si muove il software mi indicherà, lo vedremo più avanti, non anticipo troppo, mi indicherà anche dove vanno a toccare i denti e mi colora in diversa maniera dove toccano poco e dove stanno toccando molto, e se c'è un punto di impatto critico va a ricalcolare automaticamente la forma. Quella è intelligenza artificiale. Infatti avete visto prima il video, i prossimi anni ci sarà un grosso scontro tra le automazioni nei software e i designer, i top designer, che comunque a mio parere non scompariranno mai, perché una macchina è sempre una macchina, fuori controllo, se non c'è il controllo del processo c'è il rischio di fare grossi danni, stampi delle cose che sono precise ma inutili, oppure che sono molto ben fatte inutilmente. Serve, quello sempre servirà. Qua cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità anche di condividere il design con lui. Per esempio, ti mando un messaggino su WhatsApp, un link dove tu clicchi e ti appare il tuo viso con i tuoi denti. Okay. Te ne sei andato, per esempio, te ne sei tornato, che ne so, a dove vive lui, a Miami, sta a Miami, da meglio ormai. E tu mi dici, guarda, ok, mi piacciono, cambierei un pochino questo, ok, 5 minuti dopo ti mando un altro link, guarda qua se va bene, magari si possono anche muovere già i denti, e magari c'è anche la tua faccia, che avevo scannerizzato. Poi prendete anche le misure, ho visto, quindi... Le misure, però, nelle linee successive c'è proprio la scansione del viso, ok? Ora ancora non abbiamo integrato quella roba lì, perché io sono troppo avanti, la stavo per integrare, mi sono fermato un attimo, perché ho pensato che la scansione del viso 3D, che non so se qualcuno di voi l'ha vista, la scansione del viso. Io l'ho fatta, ok, quella tic-tic, dove ti giri, esatto, e li fermo così. Poi quando l'hai aperta, comunque era ferma la faccia. La verità, mentre io parlo, le labbra si muovono. Okay. Quindi a noi servono in realtà delle scansioni dinamiche, dove c'è la bocca del viso che si muove, i muscoli mimici che si muovono. Io devo vedere integrata la dentatura che lui sta andando a disegnare in dei tessuti che si muovono. E in questo lo vedrete i mesi prossimi, quando sarò dall'altra parte, in California, con Sander, con Fernando Polanco, ecuadoriano, lui di nativo, ora vive in California da tanti anni, che lui sta facendo gli studi con gli scanner proprio che rilevano il viso in movimento. Ed è l'Artec, uno scanner che avremmo anche noi qua per sperimentare, fare con loro gli esperimenti di trasmissione dati con i visi che si muovono. Sono tanti dati, serve la rete 5G, però loro Silicon Valley non hanno problemi, e neanche noi qua abbiamo le reti più veloci, riusciremo a inviarci quantità di dati abbastanza consistenti, così, rapidi. Quello è il next step, ok? Quando l'anno prossimo ci vedrete quei video, noi staremo lavorando sulla ricerca della integrazione dei design in movimento, nella bocca in movimento. E andremo a tracciare l'attack 3D, praticamente noi andremo a sovrapporre al viso il movimento, che sarà praticamente una superficie dinamica che si muove, integreremo all'interno l'attack tridimensionale del cranio, l'attack tridimensionale della mandibola, rileviamo i movimenti durante la scansione del viso e si vedrà anche muovere i denti il paziente, ma non con movimenti che ora sono standard, che vanno più o meno bene per tutti, ma movimenti personalizzati. E quello è fondamentale, perché dovete ricordare che questi sono materiali artificiali che non sono innervati, non hanno sensibilità, è possibile sorpassare il limite di flessione dei materiali se non c'è feedback di sensibilità e si arriva alla rottura. Quindi la cosa migliore dovrebbero essere dei lavori personalizzati in dinamica. Okay. Denti belli, perfetti, però se ci sono degli impatti, delle interferenze, il materiale, anche il miglior materiale, salta, spacca, perché non c'è sensibilità, non lo senti. Se lui ci avesse, per fortuna, non ce l'ha, la gamba di legno, prende fuoco, non se ne accorge, finché non sente il fumo, colore di fumo. Perché? Non perché ha messo il piede, sì, è perché ha messo il piede nel fuoco, però prende fuoco perché? Perché non fa così, ok?
che è questo che a noi ci salva nella vita, il, la sensibilità. Saremmo già morti da un pezzo se non avessimo la sensibilità. Permette una domanda, scusi, qui presenti di queste nuove future tecnologie ne avranno qualche possibilità di... Faremo gli upgrade, faremo. Tutte le linee che noi abbiamo fatto in passato sono studiate per poter essere fatto l'upgrade. Ok. Verrà scontato la parte che è stata pagata e la rimanenza, la differenza, si può fare l'upgrade. Perché? Perché la scienza non si ferma. Vuoi pensare che siamo già arrivati, è finito qua? No, è sempre in evoluzione. Ci sono sempre nuovi materiali. Quindi il sistema non calcola la forza. Il sistema non calcola la forza, non ha tanto senso calcolare la forza, perché i materiali sono sempre quelli. Sì, ci sono materiali che hanno diverse durezze, diverse tipi di abrasività e diversi limiti di flessione. La cosa migliore è sempre fare un composito, ed è proprio quello che ha introdotto proprio la seconda parte di cui parliamo oggi, che è lo studio, quindi, della linea successiva a cui stiamo già studiando, in cui si fa un composito di materiali. Mi sposto qua alla lavagna, vediamo qua se siamo sempre in diretta, qua Livio sta proseguendo con il design. Velocissimo. E la linea successiva ci vorranno un paio d'anni questa per studiarla, che non è, integreremo diverse cose, integreremo, non è solamente cambiare le forme o cambiare i materiali, ma è verificare poi il comportamento dei materiali sul medio lungo termine. Li dobbiamo con l'università tecnica vedere la resistenza alla flessione, resistenza al distacco delle colle, e dobbiamo anche verificare se c'è una resistenza alla compressione, non solo alla flessione. Un conto è la flessione, un conto invece è la compressione tra i materiali, alcuni scoppiano alcuni materiali, e dobbiamo verificare gli accoppiamenti in diverse situazioni dei materiali, perché un paziente arcata superiore, arcata inferiore, qua c'aveva i denti, ok? Qua c'aveva i denti. Io metto gli impianti dentali qua, nei denti appena persi, vediamo se si vede qua, si è inquadrato, così vede tutto il gruppo. Io devo andare a calcolare l'accoppiamento dei materiali, intanto tenendo conto dello spazio protesico che mi rimane, che è questo. Qua posso fare già, ti dico, poche cose. Se io invece ho sopra un paziente che ha perso i denti da tanto tempo, gli impianti li devo mettere qui sopra, ok? Io ho questo di spazio più questo. Questo spazio io lo posso sfruttare per mettere, per esempio, pecton, oppure, anzi, metallo, titanio, mettere qua, non pecton, perché ci sono anche altri casi, titanio. Ok, rinforzo. Se invece ce l'ho qua la perdita, gli impianti sono ancora più su, allora metto titanio, titanio più pecton, che è stress assorbente, un materiale stress assorbente. Quando ho poco spazio così, posso fare solo metallo e ceramica, perché ho poco spazio. Posso decidere io quanti metri, se io ho una bocca così e ci metto uno, due, tre materiali, il paziente rimane così, la bocca aperta, un cavallo. Ok, ci sono bocche invece che possono essere, poi devo prendere anche in considerazione la dimensione del viso, ci sono visi XS, visi S, visi taglia medium, taglia large, extra large. Ok, io ho per esempio una taglia S di viso. Lei con la mascherina sul viso è una taglia XS, per esempio. Non posso, si è chinata, aspetta che ora torna su. Eccola lì. Lei il viso è una taglia XS. Non posso mettere dei denti che posso mettere magari in bocca a lui. E lui magari posso mettere dei denti voluminosi. Ci chiedevi ieri se era possibile, si può fare nel tuo caso. Lo chiedesse lei, gli avrei guardato, gli avrei detto non si può fare. Perché sennò rompe tutto. Rompe tutto, scusami, va in interferenza, viene con la bocca così, lui sviluppa molta forza masticatoria, anche tu, ok? Lui medium, ok? Io medium small, okay? Lui medium large, già, lui sviluppa molta forza con l'apparato muscolare, lui mangia il maialetto, pecora in cappotto, ma strappa, ok?
sono piccole sciocchezze che però vanno valutate quando si scelgono i materiali. Poi ci sono pazienti che possono avere tremori, che hanno quindi degli spasmi muscolari, pazienti che vanno a mangiare con i denti definitivi le caramelle. Ok, io oggi sto togliendo una garanzia a un paziente che mangia le caramelle con i denti definitivi e li rompono. E come l'ho capito? Perché io sono andato a guardare le protesi e le protesi avevano una rottura non solo sul dente ma anche dietro dove c'è la ceramica che non tocca, che è la ceramica di rivestimento addirittura della parte che ci fa i denti. Noi copriamo i difetti di fabbricazione, quello che non copriamo è la negligenza. Sono sempre protesi artificiali, uno non ci può fare tutto con le simulazioni. Se ci sono delle perimplantiti, infezioni batteriche, eccetera, lì c'entra poco il paziente, a meno che non c'è un tatto così di tatto. Però se io vedo delle rotture, dei punti dove le protesi non masticano, non toccano, perché lì ci va con abitudini viziate a sollecitare i materiali. E questo io lo dico, farò vedere, poi pubblicherò anche le fotografie, perché le fotografie con i pacchetti di sigarette salvano le vite, salvano le protesi, di modo che tutti si spaventano e dicono ah, ok, c'ho delle simulazioni, non sono denti naturali, quelle aiutano tantissimo. Un passo indietro, questi materiali se sono diversi tra di loro devono essere uniti, questo più in realtà fa tutta la differenza. E ci sono anche delle tecniche di produzione del materiale che sono tra loro diversi, perché un qualcosa, una dentatura, una parte, un dente come questi lo posso produrre o per così dice, materiale che viene iniettato in uno stampo, okay? Oppure posso produrlo per fresaggio da un blocchetto, fresa. C'è differenza tra i due? C'è tanta differenza. Uno potrebbe avere all'interno, se viene fuso, quindi diventa vetroso, poi raffredda, non ha una uniformità di stress interno al materiale, c'è invece il blocchetto. Il blocchetto fresato, infatti se andate a vedere, i materiali ci abbiamo tutti e due, però una non lo usiamo in alcuni casi, lo possiamo usare. L'altro invece è meglio utilizzarlo sempre, perché ci dà meno rischio di rotture e fratture. Quando io rimetto i materiali a polimerizzare, dei cambi di temperatura mi possono dare delle micro crepe, non sono delle crepe, sono delle zone di stress che però poi quando mastica si può rompere, si rompe dopo, dopo 3000 cicli di masticazione. Oltre questo io devo calcolare che cosa? Anche che i materiali lavorando hanno bisogno di ritenzione. Se io metto un piatto, ci attacco sopra un dente incollato, è diverso che avere un piatto con un pin di ritenzione dove il dente sopra è incastonato più incollato. Uno mi dà resistenza macromeccanica, l'adesione chimica mi dà ritenzione allo strappo e mi dà ritenzione alla sollecitazione in compressione, perché poi io non vado a farli intimamente connessi, lasciamo sempre dello spazio qua in mezzo e qua mettiamo un composito morbido che è stress assorbente. Okay, c'è praticamente titanio, colla, composito, colla, per esempio zirconio. Questo mi fa da assorbimento, questo mi dà l'adesione, assorbimento da compressione, questo mi dà adesione e questo invece mi dà resistenza alla masticazione e all'usura, lo zirconio, che mi simula le proprietà dello smalto. Quello a cui si sta arrivando in futuro, vedete che i design che lui ha montato, ve li indico, vi introduco già la linea successiva per tornare alla domanda che mi facevi. Vedete che sono tagliati i denti lì, sono mozzati, cos'è che manca lì su? No, anche io avrei detto la gengiva. Cos'è che manca? La radice. C'è il dente, ma poi c'è anche la radice. Corretto. Quelli che stanno facendo adesso su questo software sono tutte le nuove librerie dei denti con radici naturali. Ok, le radici naturali, hai WhatsApp, page? Vai, deschide WhatsApp. La WhatsApp web. E vi faccio vedere.
La posa fu niente, altrimenti. E ora c'è un grande fermento, perché si è capito che il grosso limite nelle riabilitazioni complete della bocca era il fatto che non venissero calcolate le radici dei denti perduti. Però se il futuro è andare a simulare la natura, vedete che qua ci sono anche le radici sotto, ok, il futuro è andare a simulare la natura per giungere a delle riabilitazioni della bocca di prossima generazione che comprendono anche le radici e che sono disegnate in maniera più naturale, che poi guardandola, lui è andato via da Londra, è venuto da noi perché non avevano capito questo a Londra. Io quando l'ho visto 10 minuti gli ho detto: ma tu sei un genio, hai capito tutto, cioè, e questa è la direzione corretta, andare a simulare la natura. Noi avremo, lo potete passare tra di voi questo, un materiale di sostegno. Questo è solamente un concept per farvi vedere quello che sarà i disegni futuri dei denti. Avremo una base di titanio che regge le radici perdute. Le radici perdute, il materiale più simile che abbiamo in natura, vedete qua a schermo, ci sarà questo azzurro che è una parte in titanio che dà resistenza e che si avvita sugli impianti dentali. A cucchiaio questo raccoglie che cosa? Le radici residue, ok, le radici possono essere più o meno lunghe, dipende quanto osso uno avrà perso, ok. Quelle radici saranno di un materiale molto 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 più simile alla dentina, che è il materiale che sta dentro alle radici del dente naturale. La dentina ha fondamentalmente, vi disegno come è fatto un dente con la radice chiaramente, cioè la radice lunga che sta dentro all'osso, è fatta così, ok, e poi qua c'è lo smalto fuori. Questo è lo smalto. E qua c'è il cemento, che sono delle cellule che servono praticamente, poi ci sono delle fibre elastiche, immaginate degli elastici, qua, degli elastici, dei tiranti, e questo è l'osso. Vedete che è perfetto un dente, c'ha praticamente l'ammortizzatore. Poi c'è qua una struttura interna che è fatta in dentina, che è molto acquosa, 60% acquosa, scusate, 60% mineralizzata, questa arriva anche a 96% mineralizzazione, questo 60% mineralizzazione, e ciò poi che cosa? Qua faccio il fulmine, ok? E poi dentro c'ho il nervo e anche il nervo che cosa faccio? Il fulmine, quello che ci fa sentire dolore. Quindi noi nella natura, noi stiamo andando nelle linee bioniche del futuro dei denti, dobbiamo simulare le forme, ma ci servono dei materiali che ci simulano questo, la sensibilità e l'ammortizzamento. Ora come ora le linee che ci sono delle linee stupide, perché non hanno sensibilità ai denti, titanio, zirconio c'entrano poco con lo smalto, dentino, sono materiali che sono diversi come materiali. Dovremmo trovare dei materiali più simili a questo, più simili a questi, e dovranno anche simulare quello che si è perso, perché se io una parte la simulerò questa con l'impianto, e avrò anche bisogno di un qualcosa che quando mastichi dia una piccola scossa elettrica che mi avvisa, guarda che sei al limite di sopportazione, eh? Immaginate una scossa forte, però che mi dà una sensazione, e ci sono già i sensori che possono trasmettere direttamente al titanio, il titanio poggia poi nel periostio che è innervato e ci trasmetterà la sensibilità. Quello che stiamo andando a fare, noi siamo partiti, vedete qua la parte esterna che avrà un certo tipo di materiale, la parte interna che sarà un composito polimero simile alla dentina come livello di flessione e compressione, uniti tra di loro con dell'adesivo. Questi saranno cementati, ma tutto deve essere poi svitabile dalla bocca, perché dobbiamo pensare alla manutenzione, perché devo poterlo sbullonare, mandare in riparazione, modificare delle cose e riabitare. E qua dovremo andare questo spazio a sfruttarlo per ammortizzare. Tra di loro tutti questi denti li tengo separati, di modo che se c'è una rottura qualcosa è confinata al singolo dente e possa andare a sostituire quel singolo pezzo o ristampare col robot quel pezzo che si è andato a rompere. Posso a livello qua di alloggiamento delle radici mettere i sensori che generano quella
piccola quantità di energia che poi può dare la sensibilità. E il tutto poi devo simulare fuori la gengiva, chiaramente i tessuti persi della gengiva, che in realtà questa parte qua della protesi è una parte che deve essere lucida perché deve garantire l'igiene e la pulizia. Vedete, lì sotto deve essere tutto rotondo, arrotondato, di modo che non si incastra il cibo, che sia facile da pulire con lo spazzolino, col filo, con gli scopolini. E questo è un piccolo piccolo dettaglio che però ancora molti oggi ignorano, ma è fondamentale. Ogni singola parte nei denti ha un motivo in quelli che si vanno a ricostruire. Questo lo date per scontato, però è il futuro, okay? Non è una cosa così scontata. Se voi andate a vedere i denti su internet, andate a verificare quelle che sono le linee dei denti, forse uno su 10 sono già arrivati alla linea superiore, okay? Questa neanche la immaginano ancora, questa è una cosa che neanche immagino, che noi stiamo facendo in ricerca con gli altri team in giro per il mondo. Gli ossidiani. Queste? Che? Gli ossidiani sono così. E li faremo di ossidiani. Gli dobbiamo mandare le pietre dalla Sardegna. Ma ne importi un po' qui. Senta, te reagisci anche con qualche studio in Italia? In Italia io le pubblico le cose anche sui gruppi Facebook, gli faccio vedere le cose. Non è per quello, non sanno che rispondere, perché sono cose molto innovative, sono che se non le vedi, non le tocchi, è meglio che stai zitto. Che non è vero che esiste il piatto d'osso, no. Guardi, aspetta, mi connetto con il mio dentista. Sì, ma questo tra quanto? Quale? Lo vendo qui. Allora, ora vi faccio vedere una cosa, entro con il mio account Facebook. Okay. Se avete delle domande potete fare, se avete delle domande chiedete, perché vi rispondo. La prima domanda è: tra quanto stiamo sviluppando? Ci vorrà ancora, io penso, 2 anni, ma in realtà poi tutte le cose che ci sono già, si tratta semplicemente di avere tempo e andare veloci, tutto lì, si tratta di avere il tempo, perché c'è già tutto, cioè. Devo solamente dire i vecchi che li sostituisci in questi parluoghi. Usateli 5-7 anni, comunque questa era la lezione di oggi. Ora parliamo, come sempre spengo, perché c'è una parte di lezione che è dedicata a chi è qua ed è la parte esclusiva di essere in Moldavia, se no basta stare in Italia e faccio live e me lo guardo. Vi faccio un saluto, se avete delle domande scrivete. Questa quindi era la linea superiore, vi ho parlato un pochino di quelli che sono i vantaggi e vi abbiamo anche anticipato a cosa sto studiando con gli altri designer in giro per il mondo. Un saluto. Ok, ora vi faccio vedere, mi connetto su proprio faccio prima da qua, faccio, se no vediamo un po', che non è il mio questo, ma è quello di tutti. Quindi pubblicarli non c'è paura della concorrenza. Anche non ce n'è concorrenza, anzi noi pubblicandoli facciamo, attiriamo a noi cervelli. Meglio, io ho bisogno di cervelli. Guardando queste cose, quando ora noi ci spostiamo, la facciamo in inglese, andiamo sui gruppi, si aggiunge gente. Abbiamo già altre 20 persone nel gruppo studio che stanno lavorando al progetto. Allora, ti faccio vedere società italiana, ora che mi chiedi in Italia che dico, società italiana di protesi Toronto. Protesi Toronto è volgarmente come viene chiamata tutti i denti su impianto. Ok, si chiama, là sono ancora fermi ai 4 impianti. Sono ancora fermi ai 4 impianti dentali. Per loro questo è tanto. C'era un post da qua che l'ho visto. Questo qui in sotto. Eccolo qui. Era un dentista che parlava, allora,
sbaglio è questo. Il futuro porterà verso questa direzione. All on 4, anche all on 8, all on 6, digital workflow, struttura, fibra e carbone. Insomma, tante parole, carbone, nuova frontiera, cromo cobalto, poi pubblica le fotografie del caso. 4 impianti dentali, che vedete voi qua? Impianti. 4 impianti dentali, qua potrebbe rompersi qua dietro. Che forma ha qua la gengiva? Quadrata. È quadrata, a cucchiaio. Cavata. Lì ti si ferma la pappetta. Poi ci passa la lingua e sono di un'altra volta. Ma il problema è che manco la lingua ci piace, entra il cibo. E poi a chi ti sta vicino gli arriva l'alitino. E io gli ho scritto, guarda, se si disegna così la protesi verso la gengiva, in qualche anno bye bye anche agli impianti, gli ho scritto. Perché lui scriveva bye bye in cromo cobalto, che sono le protesi. E gli ho attaccato sotto il come invece dovrebbe essere fatte. La replica per una e due devono essere convesse, al contrario, di modo che io vado a sagomare la gengiva. La replica non c'è, silenzio. Non c'è la replica. Società italiana di protesi corrente. Non è che dice è facile. No, me l'hanno chiesto, mi hanno provocato, io te l'ho detto, ok. Nel senso che anche tra gli addetti ai lavori c'è molta confusione. C'è molta confusione sulle cose che sono determinate. Io posso aver messo gli impianti bene, impianti di marca, il materiale migliore, se però poi ti faccio le mutande che non si staccano, è un problema. Ti vengono le ragadi, ti vengono le infezioni, ci muori di sedicenia. Ok, ci perdi non solo le mutande, poi ci perdi. Devono tagliare tutto perché c'è il marcio lì. Vi uso parole forti perché è veramente quello che poi ne troviamo quando apriamo queste cose. Cioè devi fare così un attimo, ma giustamente, perché i batteri ci sono in bocca, nello stomaco, nell'intestino, sono dappertutto i batteri, ma se quelli fermentano a un certo punto arriva il sistema di difesa che spara dappertutto, self, non self, si attiva il processo dell'infiammazione cronica, le ulcere che siano da decubito o da decubito. Sempre ulcere sono, che portano poi alla espulsione e a un danno biologico ulteriore, oltre che economico. Perché quello ha fatto un lavoro che per via iatrogena, dopo 2-3 anni lì c'è una bomba. Dal punto di vista economico non mi interessa, ma dal punto biologico è un paziente quello che dovrà fare impianti zigomatici, impianti pterigoidei, oppure le placche ci saranno a quel punto, dopo che si sarà mangiato tutto l'osso. Questo Fabio non risponde. Poi dopo il mio post arrivano i galletti, giustamente, aspetta, che invece questo è il protocollo corretto. Devo sagomare, sagomo, questo si può fare, però è meglio avere una gengiva così sagomata che un cappello che la copre, capisci? Si può fare anche piatto, l'importante è che sia convesso, come il design che ha fatto vedere lui prima. Se poi andate a vedere questo design, guardate, è convesso. Non è, deve essere autodetergibile. Deve essere. Queste sono le piccole sottigliezze che fanno la differenza poi sul mantenimento, che è la parte più importante. La parte di metallo non si vede. La parte di metallo si può anche, ma ora la tendenza nel mondo è fare tutta questa parte qua, lucida e metallo. Il problema però qual è? Che negli anni la gengiva continua a riassorbirsi. Se io metto composito lucido come ha fatto vedere lui prima o come questa, io poi basta che svito la protesi e aggiungo materiale. Il metallo non posso aggiungere metallo una volta che è forgiato. Qui posso aggiungere materiale. Qua no. Qua se poi c'è una recessione devo rifare tutto il lavoro. Per cui igienicamente questo è molto più corretto, okay. Però nel mantenimento dopo 3-4 anni comunque hai problemi, e questo è l'unico problema a livello mondiale che non si riesce a risolvere. E allora tra una cosa che non si può risolvere, una cosa meno igienica però che si può sempre aggiustare nel tempo, ora come ora è meglio quella di scelta, infatti tutti stanno facendo quello. È il minore dei mali. È il minore dei mali, perché tu devi pensare che se la forma è corretta, comunque lì il cibo non si incastra. Se però faccio
quel materiale con una forma anche convessa, lì è il concerto. E se il paziente poi non ha i denti addirittura incollati, e quello è il grosso danno, la truffa che stanno facendo per esempio in Albania, che io sto sensibilizzando su quello, che fanno i denti con i perni che escono dalle gengive e cementano poi i denti in metalloceramica, però quelli non li puoi più togliere. Ma le protesi dopo 5-7 anni, queste vanno svitate, fluorete, si rimane base in laboratorio e si riabilita. Fatta dopo 7 anni, una piccola manutenzione che però continua a mantenere il paziente per altri 7-10 anni con la protesi. Se invece uso quel materiale, il paziente no, deve tornare qua, riprendere le impronte, rifare tutte le prove, il casotto. Capisci? Non c'è sempre il riassorbimento, in una piccola percentuale di casi c'è il riassorbimento, ma in quel caso devi già prevedere come farò se c'è il riassorbimento. Serve un materiale che sia ribasabile, che è il composito, che è il materiale più ribasabile, tra l'altro a freddo. Non devo invece la ceramica metterla a 1000 gradi, perché poi a 1000 gradi questo storce, perché il metallo ha un grado di dilatazione termica diverso dalla ceramica, oppure spacca la ceramica. Allora devono essere strutture queste che svitto, ok, posso questo essere staccato, cementato, ristampo, ricemento a freddo, sopra posso mettere un zirconio a freddo, la gengiva, la metto e va polimerizzata, come le unghie delle donne, no? Avete mai visto mettere in un fornetto? È una resina imbibita di vetro, fondamentalmente, è vetrosa, una resina vetrosa. Ci sono più piene di vetro, meno piene di vetro, queste sono molto piene di vetro e sono lucidabili come il vetro diventano, però hanno una piccola matrice di resina al quale le colle si attaccano. Io aggiungo composito, ve lo farò vedere in laboratorio, e lo metto nel fornetto un minuto, quello la luce lo tira fuori che è duro come il vetro ed è tutto a vetro, quello è il vantaggio, e poi lo vado a riabitare, chiudo il tappo con la lampada, indurisce, io chiuso, quello è il protocollo corretto. A livello internazionale le cose si fanno così, in maniera seria, avvitate, non incollate, metalloceramica incollato, che mi costa poco tempo, posso essere impreciso perché tanto ci metto un chilo di colla là dove c'è spazio, vado in economia perché non è una complessità, non c'è il design, non c'è tutto l'utilizzo di materiali che sono un po' più costosi, ma sono protesi di fascia bassa, 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 dove però è come comprare la macchina, io dico sempre con le ruote incollate, però poi rotte quelle devi cambiare la macchina, capisci? Ma quando lo studio è a regime, noi con i nostri impianti possiamo mettere quelle? Questo sì, perché gli impianti che noi facciamo, le protesi, sono tutte abitate, svito, anche tra 10 anni gli impianti, guardate, devono stare bene. Possiamo mettere poi quelle. Se faranno i denti, che ne so, i materiali che sono materiali biologici, che per esempio idrossiapatite compatibili con cellule e staminali all'interno di cui avranno sviluppato lo smalto, noi tra 10 anni per esempio sviteremo quello e mettiamo quello. Perché l'importante è che siano avvitate. Il segreto di tutto è questo buco qua. Il segreto di tutto è avere i bulloni alle gomme della macchina. Se poi ti vuoi mettere le Continental, o domani escono le ruote, che ne so, a lievitazione magnetica, smonti quelli e metti quelle altre. Ma se non c'erano i bulloni, tutte le linee degli impianti che noi facciamo sono linee avvitate. Perché io avevo capito che la riabilitazione della bocca sono queste come gomme, che dopo 20 anni può succedere qualsiasi cosa, o che escono nuove gomme o nuovi materiali o nuove linee, le puoi sostituire, deve essere possibile fare l'upgrade per qualsiasi motivo o la manutenzione. Per questo ho sempre battuto sull'utilizzo di impianti dentali di fascia alta con gli multi-unit, che sono gli snodi che permettono di abitare. Loro l'avevano capito, hanno detto sì, in effetti se vogliamo essere lungimiranti dobbiamo creare delle linee che possono essere possibile fare l'upgrade negli anni. E il futuro nel mondo è quello. Tutti fanno questo perché? Perché tutti nel mondo si rendono conto che c'è un'esplosione nel campo odontoiatrico dei materiali con la stampa 3D. Le cose stanno cambiando molto rapidamente. Devi essere preparato. Quello che non cambia sono gli impianti integrati nell'osso. Quello rimane sempre così. Sì, quello volevo chiedere. Sono suscettibili di miglioramenti tali da
eventualmente dovesse cambiare. Tutto quello che dovesse essere fatto a livello di impianti, titanio rimarrà il materiale gold standard, impianti, il processo di osseointegrazione sarà sempre quello. Quello che cambia è la parte più delicata, sono le gomme della macchina sottoposte a usura. Che gli impianti sono... Pianti più ne metti meglio è, nel senso che se uno lo perdi poi dopo 10 anni ne avevi 8, te ne rimangono 7. Ma se subito ne metti 4, come quella protesi là, perdi una gomma, la macchina non cammina più. Se ne aveva 6 di volte, vai ancora per altri 10-15 km. Gli impianti, noi, molti dicono, ma mettere troppi impianti. Scusa, mi stai dicendo che 8 impianti sono molti, ma te la natura, quante radici ti ha messo per arcato? È vero, perché l'impianto non fanno questi discorsi qua. Perché quelli devono economizzare. Perché in effetti noi abbiamo visto qua 8 impianti. È una distorsione, i 4 impianti sono una distorsione della pubblicità che fece Malo sull'Olumfor, che lui aveva inventato l'Olumfor per mettere i denti fissi ai poveri che avevano la dentiera. Allora diceva, servono almeno 4 gambe, che è scoperto un tavolo a 4 gambe, una sedia a 4 gambe, ok, mettiamo una dentiera con 4 gambe, quella che avete, se if you have to go, go. No, voglio bloccare troppo. La delega è che una semplificazione, mettere solo 4 impianti, una semplificazione pericolosa, pensando che chi deve lavorare con i denti ci lavora per altri 10-30 anni e soprattutto si creano. Io ho stati fatti degli studi che i ponti sullo stretto di Messina non reggono. Ho bisogno almeno di un pilastro qua, di rompi, che può essere un pilastro di rompifonze dove metto 2 campate, per esempio, metto 2 pilastri così, posso rompere 2 campate, oppure fare un unico pilastro e fare le campate in zirconio separate. L'importante è che questa sia comunque una roba abitata. Abitata qua. Se io non faccio la campata, non serve la laurea, che qua flette, qua c'è il momento di flessione che può portare a una rottura qua o una crepatura del materiale. Lo stesso qua nei cantilever, possono come i balconi, no? Se non posso mettere qua il pilastro, faccio il cantilever, sì, però attenzione perché il massimo accettato sono 2 denti, 3 denti, qua si rompe. Qua si può rompere, allora a quel punto conviene cosa? Aggiungere qua un pilastro che sono i pilastri di questi impianti. Livio. Metto i pilastri che sono questi pilastri di impianti pterigoidei, okay? Che sono degli impianti nuovi questi che vengono fatti per dare supporto a queste zone più posteriori. Ma sono abbastanza rischiosi questi impianti perché ci passano delle strutture nervose, qua c'è un'arteria che passa, qua vicino c'è un nervo che ci passa e ci sono anche dei muscoli che si attaccano qua, c'ho 4 strutture delicate. Sì, si possono fare, però per questi stiamo sviluppando che cosa? Una guida chirurgica per mettere l'impianto, di modo che noi dall'attacco noi inseriamo l'impianto. C'è un foro dove la fresa entrerà lì, ma non sarà una fresa, sarà tipo un punteruolo. Tic 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 tic. Poi l'impianto sarà, prima di essere messo, viene densificato l'osso con una punta di trapano che invece che girare così gira al contrario. Quindi cosa fa? Compatta l'osso. Capito? Immaginati se il trapano invece che togliere il cemento lo compatta, certo? E tu lo spingi dentro e ci sono i cavi elettrici, non li tracci i cavi elettrici, al massimo lo sposti. Lo stesso faremo così, prima un punteruolo che traccia la linea, la direzione, poi compattiamo l'osso, ok? E poi gli impianti dentali saranno impianti dentali messi con delle spire tipo viti da metallo, molto corte e fitte. E quello si va a bloccare in una zona molto delicata, però con direzione guidata e in maniera atraumatica. Questo per mettere gli impianti? No, questo per evitare i balconi troppo lunghi. Perché se no si rompono i balconi, tieni conto delle forze sono qua che si scaricano, uno su vicino, qua che mangia. Deve essere a 3 comunque. A 3? A 3. 4 ore. Ho 4 perni sopra. 4, poi magari ne metti 2 qui dietro, sono 6. Meglio se ne fai 4 davanti, 2 e 2, 8. Perché tu tieni conto, l'Olumfor, per esempio, quella tecnica lì,
se questa è la bocca sopra, non ho fuori gli impianti che mettono qua davanti, ma tu le forze qua che mangi la carne. Non la mangi come i coniglietti davanti la carne, la mangi dietro, e infatti le rotture dell'olon forse erano qua, posteriori. Allora a quel punto devi mettere i pterigoidi qua dietro. Quando ne ho oppure puoi mettere qua gli impianti zigomatici che danno supporto e rompono qua la forza. Quando ne ho parlato a Malo si è incazzato. Perché? Perché gli rompo le palle al suo marito. Perché lui deve vendere questo per dentisti che fanno la massa, quel tipo di trattamento. E dicono in giro al popolo che quel trattamento è un gioiello. È un gioiello. È una semplificazione che se tu vai su mia sorella non la farei. Che se una cosa la faccio su di me o su mia sorella non la faccio al paziente. Perché è un qualcosa che qua è limitante, ok, che posso invece risolvere con delle chirurgie. Non avere esperienza non può essere l'alibi per dire che questo va bene. Vai dove lo sanno fare. Ma non puoi dire che questo non va bene, questo va bene. Quattro peni per otto denti. E chi li sa fare? Quattro peni per otto denti. Come no? L'alternativa è fare ricostruzione, se non mascellare, e fare i due impianti qua. Quindi sono otto i denti, non sono. Noi facciamo quasi sempre questa. Se questa non va bene, facciamo zigomantici e pterigoidei. Queste sono chirurgie terziarie. Questa è chirurgia secondaria, questa è una chirurgia primaria. Poi ci sono anche casi in cui devo anche svitare, togliere impianti messi da altri. Ma anche ci arrivano. Sono degli impianti che arrivano qua. Sono due, non sono tre. C'è chi è morto. Questo è il vuoto se non mascellare, che vedete qua. Questo è il vuoto. Tra qui e qui c'è pochissimo ozono, cioè l'impianto non ci sta. Allora che faccio? Mi invento una tecnica dove metto 1, 2, 3, 4 impianti qua davanti, il coniglietto. In realtà noi abbiamo i denti fino a qua. Vedete, il giudizio è qua. Qua non c'è, me l'ha tagliato in 3D, ma in realtà qua abbiamo altro osso. Allora vado a mettere un impianto qui. L'impianto è questo, allora. Poi me lo fate riavere nella scatoletta. Lo potete aprire, quello in Italia non so quanto, una mascella per esempio, l'ho preso di 1200 euro. Questo è il vuoto, ah, sì, senza io. Quello è un impianto dentale, non è una vita, no? Lo metto qua dietro, lo metto. Questi sono i viti premi. Lo zigomatico è uguale, come questo solo che invece di metterlo qua o qua, si mette qua praticamente. E poi c'è un braccetto che lo unisce lì. Ma è sempre così. Com'è qua? Questo prima c'era quello. Quello in Italia non so quanto lo vendono. Questo è quello che ci metto. Costo di produzione. Io sono stato alle fabbriche, ma non ho detto quanto costa, non quanto lo paga il dentista. Quanto lo paga il dentista? Ma 10 euro. Chi ci azzecca il bicio di una bicca, no? 25 euro. No, lei dice 25 euro un impianto dentale, produrlo alla fabbrica. Tolto anche le tasse, ancora non ha pagato le tasse. Il costo di produzione. Ma qui è del mondo. E poi il costo è sempre quello, alla fine, perché le palle in titanio arrivano tutto dalla stessa costa. Lui dice 10 euro. 15 euro. Fate l'impianto 30. 7,50 5 euro. Allora, supponiamo
1,20 euro. No, l'Italia si prende in barre lunghe 4 metri, ok, voi immaginate una barra lunga così 4 metri, sono flessibili, le ho tenute in mano, lunghe 4 metri. Nel mondo. Voi immaginate quanto era lungo. Qualcosa è sempre quello. Centimetro e 20. Il massimo che arrivano è 18 mm, ma sono quelli che c'è un macchinario che le fresa e taglia. Non ci sono le persone, proprio sono macchine che le fresa. Ti è presente la spremia? Così, una cosa che ti è scorretto dire che l'impianto costa 7 euro, perché noi alla produzione sono 7 euro, poi cosa c'è? Allora, 7 euro di produzione, poi cosa c'è? Cosa c'è? La distribuzione. Sotto distribuzione sì, quanto 30 euro e arriva circa può arrivare che ne sia 5 euro più 7 però cosa c'è sotto ho vinto o no l'impianto io allora io la vendita tieni la dentista quanto arriva? Dipende dal paese nazionale. Ma poi cosa c'è dopo? La produzione sono 7 euro. Cosa c'è? 7 euro di produzione. Aspetta, qua può anche variare, perché io posso venderlo al dentista, oppure lo posso vendere a delle catene. Che poi lo vendono ai dentisti. Il prezzo finale sta sul palcoscenico. Paziente. Andiamo a c'è il paziente. Poi cosa c'è? Paziente più stato. Da mano. Può essere con o senza paziente. Va separato. Ok. Allora, qua lo Stato se ne è preso una parte, qua se ne prende un'altra parte e qua se ne prende un'altra parte. Lo Stato. Più se ne prende una parte il dentista, una parte se la prende la distribuzione, una parte solo in materia prima. E più cosa c'è? C'è anche il margine. Di chi deve fare la produzione, qui dentro c'è anche il margine, dentro a quello. Più c'è il margine anche del dentista. Questo è quello che succede nel mondo a tutti i livelli, non è tutto che anche il genitore, se io sono andato direttamente da lui, non sono andato dal manager che mi conosce, quell'altro che poi gestisce quello, se no mi diventava e ce lo fa gratis. Ha detto gratis. Ce lo fa gratis, se no mi arriva a 10.000. Mi veniva. Quello che io posso fare e andare a cercare dei materiali direttamente da chi li produce, andare a cercare direttamente i cervelli, metterli insieme e farli lavorare su qualcosa di innovativo in un paese detassato che ci hanno voglia di fare. Comunque giocatori di serie B, devono andare in serie A, quelli sono i migliori. Noi siamo tutti giocatori di serie B. Io se vedo che uno già arriva e se la gente ha le ali sotto i piedi, che per 1500 euro viene e lavora da Londra qua quando ne prendeva 4.000, perché se vuole fare sviluppo, certo, non è quanti soldi prendono, stiamo scrivendo la storia. Che io posso fare? E questo, quindi vi ho fatto toccare, e secondo voi onesto, 7 euro per questa vitina? Se la riprendi, toccala. Che c'è di materiale?
Cioè, come, poi tieni conto che chi le fabbrica deve pagare le certificazioni ogni anno. E sono 1000 euro per mantenere le certificazioni. Le conoscete, l'Italia è il paese delle certificazioni. Però alla fine i materiali sono di costo. Se tu vai a vedere, curarsi costerebbe 1500 euro. Quando io mi rompi la gamba e mi arrivo a noi, un gesso come quello, ero in Paesi Bassi, Olanda, 1000 euro mi era arrivato in fattura. Un gesso 1000 euro, perché era abituato in Sardegna che qua c'è un gesso di stretta di matematica, ma in effetti lì cos'è che c'è di materiale? C'è di materiale? È il sistema che c'è dietro che lo fa salire il prezzo. Si tratta di mettersi a tavola e dire prendiamoci che c'è di materiale e 7 euro lo principale, se arriva a 40 subito per un passaggio si pagheranno le tasse, mi tenta però alla fine il discorso è che qua intanto non dovrebbero essere tassate, questi sono dispositivi medici che non dovreste tassare, tutto ciò che è salute non dovrebbe essere tassato. Un gesso come quello che produce il reato, lì che bisogna togliere soprattutto, però se io tolgo la tassazione, se io tolgo il produttore, perché la produzione me lo fa lo Stato può avere una fabbrica di queste pittine che distribuisce in tutte le province, in tutte le aste, queste pittine, si può fare domani, quanto c'è il prodotto interno lordo? In Italia? Fabbriche di piatti sono dai 3 ai 5 milioni prima di euro. La se tu togli che fa lei la produzione delle banche, poi c'è il dipartimento che li fresa e poi c'è la distribuzione e esentasse, perché sostituisci che non lo chiede, questo che salute non lo chiede e vai direttamente al paziente nelle ASL, la distribuzione ASL, e lì che bisogna togliere soprattutto il paziente, quindi racconta, lo fanno per le zucchine, può fare per gli impiegati. Se io voglio io dico che metti che metti 16 impianti lo fa lo Stato, può avere, li ha pagati già con le tasse, li ha pagati, che dentista ne paghi i giovani invece che i disoccupati che se ne vanno, li metti lì con uno stipendio statale a lavorare a mettere impianti, come in Brasile a 5 anni hanno già messo 5.000 impianti. So anche in pratica, cioè, poi metti anche che fa la produzione della banca, poi invece che apri e gli trema la mano perché non li ha mai fatte quelle chirurgie, quindi capisci che è anche pericoloso andare dal chirurgo plastico del naso. Mi farei operare comunque più in Brasile, dove a 19 anni iniziano a fare chirurgia. A fare pratica? Certo, pratica batte grammatica. Sarà dura. Diciamo, per le gambe, però. Pratica batte grammatica. Questi devono essere i campi di arruolamento e di allenamento. Le ASL, ma se le ASL invece sono, invece che luogo di fornitura del servizio, la gente che paga le tasse, un luogo invece di distribuzione di biglietti da visita di studi privati, capisci che il sistema ASL allora va distrutto, eliminano, perché quello non è il pubblico, è conflitto di interessi, c'è un nome proprio per quello, chi sta dentro al pubblico per ottenere un vantaggio, è proprio un... Quindi capisci che sul privato, il giorno dopo fai conflitto di interessi. Non è conflitto di interessi, c'è l'inzione. C'è proprio quando uno dà i biglietti da visita dentro al pubblico, quello non può essere fatto per legge, ma se quanti ne ho visti, che andavo la mattina a fare i tirocini e cioè, tutti i giorni questo è interessato molto. Hanno gli ambulatori privati, invece questo succede a tutti i livelli, non solo nelle ASL, nel pubblico, succede a tutti i livelli, in tutti i settori, o si lucra al dettaglio in questa maniera qua e si crea un reato, ed è un reato questo, oppure se un ente intelligente dice ma perché devo andare a raccogliere il pizzo porta a porta? Faccio il sistema che dove arrivano i budget qua, ok, facciamo una grande opera, e non è di donazione, cioè rimane qua, andate guardando Cina di bigliettini, sì, ok, c'è la lista attesa, meglio, così vengono proprio quando va, ma non è in Italia questo. Dottore, a suo avviso perché questo livello di prezzi che ha dato l'ammatore dentistico?
c'è tutti i giorni. Lì è parlato di cartello quando parlavamo. È una è un motivo storico. La domanda è perché nell'est Europa è così basso? Perché è un motivo storico, sono due storie differenti in est Europa dall'Italia o dalla Germania o la Francia. Hanno storie diverse. L'Italia per essere in Italia dalle scuole con le macchine. Tu tieni conto che il dentista non c'è prima che deve andare perché c'era il medico di famiglia. E il dentista nasce più o meno nel periodo della ricostruzione. Una grande opera. Qua, il momento in cui iniziano a arrivare un sacco di soldi, dove non c'è una legge sul ricavo eccessivo, chiunque poteva su un pezzo riprenderlo da 5 ma non è in Italia. Non c'era una legge che lo proibiva. La gente ritrovandosi tanti soldi in mano, a un certo punto tutto è lievitato. Tutto è lievitato e anche in maniera esponenziale. Una, mentre un po' di scopo anche c'è stata tanta povertà, tanta, ma non sono arrivati sopra in questo passo. C'è nel ricavo che si fa dal 10 al 20%. Se tu fai un ricarico troppo elevato, come per esempio i dentisti, non c'avevi il getto in studio, era vuoto lo studio. Allora c'è il vista. Se tu vai in Italia a chiedere anche in Italia un idraulico, penso che lo paga 5 euro, quanto te lo vende? Però è legale fare quel ricarico. Qua non c'è la cultura del ricarico. Dove non c'è un ricarico. È una questione sociale. Il momento storico in cui sono arrivati sotto, quando poi il medico ha iniziato a arricchirsi con la figura da medico dentista. Medico dentista. Poi c'è stata l'università che è separata e è diventato odontoiatra. Ma il dentista non è una figura vista in Italia come il medico perché era una figura accessoria. Il dentista in più era inizialmente il cavadetti, poi ponte, capsule, stai facendo trattamenti di estetica. Non era una figura medica di necessità primaria. Era vuoto il dentista, è sempre è arrivato dopo, è una figura che è nata dopo. Quindi è una figura a pagamento. Chi nasce poi dopo, nella seconda generazione, dopo la ricostruzione, il dentista è una figura a pagamento. Neanche medica, visto un po' così, tant'è che li combattono per prendere le vene, fare il BRF, quasi un po' il gastrico. Sono delle figure borderline, però a pagamento, possono essere a pagamento perché non è di salute primaria. Quindi tu mi chiedi perché sì, nasce il mercato, tutta competizione dovrebbe portare a pagamento. Quando io ora parlo di diritto umano alla salute, ecco che è il mio libro che è presente in salute, li lasci tutti spiazzati, perché vi faccio riflettere su un altro campo. Quando loro vanno e combattono in televisione, oppure fanno i talk show sui giornali, criticano il turismo all'estero, lì costa troppo poco, allora è strano. Quando costa troppo poco è strano, se tu che sei nato in un paese dove la sanità è pubblica. Anzi, lì a zero non è costa troppo poco. Sei nato gli atalità al medico ti chiedeva quando veniva a casa. Ok, a vedere come stavi, andavi, c'era il ticket basso, però allora quello è strano, perché c'è il ticket quanto è 5 euro, ma allora non è normalità. Però se è il dentista, allora lì ci sono queste tesi che servono per mantenere la coscienza. Quando io ora parlo di diritto umano, quella che la figura dentista deve essere privata, qualità fa rima con prezzo, per mantenere anche il titolo, la cravatta di Stato, a giustificare il prezzo proprio alto, ti mettono in sudditanza con i titoli, con le cattedre, sui cartelli fuori che sembrano in ottone, come se fosse alla fine è un teatro. Ma non detiene che comunque il turismo, tra virgolette, da espatriare fuori dall'Italia per cosa si detta e portare a votare gli studi di tesi non li porterà a questo no, li porterà da comparsi e alla fine passerà il mio messaggio diventerà di moda perché il dentista deve essere strano. Perché io ti sto portando non è quanto costa se costa troppo poco infatti io passo indietro e chiedi ma deve essere un pagamento ci sono queste tesi okay. E lì vado su un altro terreno di battaglia e perché la vedono male io sto facendo una domanda banale, io ti sto chiedendo, io non ti sto dicendo che andare in Moldavia costa poco oppure in Italia costa troppo, i low cost sono sbagliati, io ti sto chiedendo, il medico e il dentista dovrebbero avere un listino prezzi e quindi avere un tarifario sulla malattia? Oppure dovresti pagarlo, dottore, sì che sto bene, se mi avete smetto di pagarti, è un conflitto di interesse sulla malattia. La domanda mia è, il medico dovrebbe avere alla fine passerà o questo genera un conflitto di interessi dove conviene un paziente malato? Perché io ti sto portando, non è quanto cosa se costa troppo poco. Il boomerang, dove si inizierà a aprire la fazione di chi
inizierà a fare la politica non per lo stipendio, perché magari vuole portare delle proposte nuove. Io sto facendo una domanda. Ci sono alcune figure che non possono essere in pagamento, alcune figure che non sono neanche delle professioni, ma devono essere vocazioni. Lo fai per vocazione, perché è come lì, non lo fa per i soldi. Lo fa perché gli piace fare un tarifario sulla malattia. È molto bravo, ma sono in Inghilterra, Londra. Pagavano in pounds, però dice: ma io che sto facendo qua? Qual è la mia missione? Ci siamo conosciuti con internet. Lui ha visto, noi ne abbiamo visto. Lui è stato su YouTube, ha detto: sai che ce ne sto prendendo da lui. Tanto non importa lo stipendio, qua vivo con poco. Famiglia, moglie, si è preso tutto e venuto, si è trasferito. E questo è il messaggio che faccio passare nei media, la pubblicità. Io tutte le pubblicità che ora abbiamo fatto la startup in Sardegna, i sardi ora sono in una fase molto più avanzata di mentalità rispetto alle altre regioni d'Italia, perché abbiamo fatto delle campagne divulgative dove abbiamo aperto la mente alle persone. Noi abbiamo preso tutti quelli, voi avete visto le pubblicità sicuramente su LinkedIn, o su Sarda, facciamo, noi abbiamo fatto tutto l'elenco di blocchi mentali, no? Sono saldati fuori 70 modi di dire di credenze comuni. Ogni settimana cambia la pubblicità, ok? E ogni settimana noi diamo due messaggi, rompiamo, sblocchiamo due lucchetti mentali. E questo è il messaggio che faccio passare. Il dentista, per esempio, il turismo dentale non esiste, dice la pubblicità. Potresti avere il chirurgo plastico a Parigi, l'otorino a Milano, il dentista a Chisinau, non fate nulla. Il turismo dentale è un blocco mentale. Perché uno dice la parola turismo mentale, ma è ghettizzare il fenomeno. In realtà, quanti sardi sono andati a San Raffaello? Non è con una semplice pubblicità che va a rotazione così, cambia il modo di pensare delle persone. Blocchi mentali. Poi ce ne sono tanti altri di blocchi che ognuno andava a puntellare su un modo sbagliato di pensare. Siamo arrivati da una fase in cui ti ridicolizzano, ti combattono. La seconda fase comunemente accettato. La terza fase. Ora le prossime campagne dei prossimi 6 mesi ci portano da questa fase alla terza fase. A questo punto questo modello si replica nelle altre regioni d'Italia. Stiamo costruendo, perché comunque non abbiamo tempo infinito, nel mezzo ai denti dobbiamo anche fare questo, la divulgazione. Stiamo costruendo in Sardegna il primo shift di passaggio mentale, comunemente accettato. Mi sa che c'è, è normale andarsi a curare. 5-10 anni fa, se io ti proponevo, dottor Palmas, in Moldavia, deridono, prima ti deridono, poi ti combattono contro informazioni di potere. Ora siamo in questa fase, in Sardegna e in Italia, però 10 anni fa era deriso. HIV, ti va a prendere le malattie, dove stai andando, c'è il dentista qua a Cagliari, lui paga un po', ma è sicuro. Ma adesso siamo noi. Dovrei essere soldato come suo testimone, perché sto facendo proseliti io, a Sant'Antio. Ma adesso siamo noi. Parlare di come interloquista con me per il motivo perché vengo qua. Assolutamente parlo in termini entusiastici perché ne ho avuto la prova io. Sta funzionando. Bisogna andare sui media. Radio giornale. Quando rientra adesso per giornale. Poi costruiamo col libro, ok, il libro è la dottrina che parla proprio il diritto alla salute, che si fa questa domanda. Ma il medico deve essere a pagamento? Questo è infatti il libro è provocato. Il dentista europeo gratis, ecco come dovrebbe essere. Non l'ho messo, dovrebbe essere, ma ecco come. Pensare, c'è il dentista gratis, poi lo leggi e c'hai dopo un cambio di mentalità, che è il cambio di anni in cui ho riflettuto durante tutti i giorni. Vedendo altri sistemi, parlando con altre persone, vedendo come di questo funziona. E di come anche ragionano in altri posti, che mi dicono quanto 2.000, perché lo fanno pagare? Mi chiedono. Vai a spiegare il pagamento, lì, pagare il distributore, le regolatori,
lì bisogna fare attenzione, perché a un certo punto andrà talmente di moda che qualcuno vorrà cavalcarlo e ricincerà fuori la new Astro, l'Astro 2.0. Okay, e ci ricordate la storia ciclica? Non è ciclica, nel senso vorranno cambiare, faranno un tariffario minimo, l'importante è sempre i bigliettini da visita. Poi a un certo punto la proposta che io faccio anche nel libro è il fatto che se tu hai un sistema pubblico devi fare una scelta, o fai pubblico o fai privato, ma non possono coesistere tutte e due in una nazione. Se tu fai intramenia significa che stai creando conflitti di interessi, se tu invece elimini il privato, lo proibisci, una semplice legge, è proibito fare lucro sulla malattia. Ci sono gli operatori della salute che devono essere pubblici, statali, come a Cuba. E se vuoi lavorare sei un operatore statale, perché gli americani vanno a Cuba? Perché manca il conflitto di interessi, che sta alla base della diffidenza verso la classe medica. Tutta la diffidenza che c'è verso i medici nasce dallo sportivismo, sono due chimici, Cristino Parenzi. Si chiude tutto sto capitolo. Tutto, la base di tutto è di combattere gli stinoprezzi, per quello la domanda del libro, ma dovrebbe essere a pagamento. Ho capito dove si dice. Il Giappone delle sono, ma non è, tu pensa che c'hai delle persone che hanno degli interessi, che poi si accordano tra di loro e fanno un'associazione. Poi questa associazione fa le leggi per gli altri 60 milioni di malati. È strano. Perché gli americani vanno? E c'hanno magari la politica. È pericoloso. È pericoloso. Il corporativismo di gente che ha conflitto di interessi. Le cosiddette lobby? Ma un conto è la lobby della, ne so, dei ferramenta, un conto è la lobby della salute, della medicina, o la lobby delle industrie farmaceutiche, ancora più potenti, e sono loro che creano le malattie, o che non le guariscono, o creano i malati, o fanno aspettare che non si possono guarire. A me vengono i brividi quando viene paziente che ha paura, capito, di mangiare, che si becca in batteri. Il problema non sono i batteri, il problema è il substrato. Se quello è sano, sono substrato, i batteri ci saranno sempre, ci sono dappertutto, ma se io sono in forma e ho l'alimentazione, cade il pane, strofina e dalla al bambino, quello è il miglior vaccino. Ma se tu lo fai vivere una bolla di cristallo, quello lo stai interponendo. Il problema è quando dicono sempre, il problema non sono i batteri, l'infezione, il problema è il substrato, ti funziona o no il tessuto di rigenerazione. Poi certo l'età può giocare un po', nel senso che i tessuti lo vediamo noi l'osso, dopo una certa età è meno cattivo, metti l'innesto ma non attecchisci, che non è nutrito, rimesso di rosso. Invece magari sono giovane e anche metti in una pasta al coagulo, dopo un mese viene da solo, perché è molto più vivo, più reattivo. L'anziano, poi gli potrebbe venire una setticemia.